Sì, dovrei essere in linea. Aspettiamo che qualcuno si colleghi. Volevo fare un resoconto del viaggio in comunità presso la comunità di Tua. Ciao Billy, buongiorno. Siete già in due. Volevo fare un resoconto di questo viaggio alla cappella, quindi ho deciso di fare una diretta già che sono in aeroporto e quindi siamo in attesa dell'aereo che ci riporti in Italia. Quindi aspettiamo qualche altra persona che viene. Siamo pochi, vabbè, ma io non avevo dato avviso, quindi volevo soltanto fare un resoconto di quello che è stata la splendida esperienza lì in comunità e le ultime informazioni che ci sono. Quindi attendiamo qualcun altro. Intanto salutiamo qualche utente. Non so se sentite la voce della signora francese. Ciao Billy, si sente? Ok. Poi c'è Maria. Buongiorno a te, buongiorno anche a te. Buongiorno anche a Teori Original. Ciao caro. Poi a Giuseppe Tarantino. Ciao carissimo, buongiorno anche a te. Intanto siamo poche persone, però non fa niente. Tanto poi il video sarà disponibile in streaming. Niente, allora, diario di un viaggio in paradiso. Allora, stare lì alla Cappella della Riparazione è sempre una grande grazia. Si sente veramente l'aria di santità. Le persone sono magnifiche e ci tengo a salutarle tutte perché so che sono collegate sempre su Radio Sole Vivo e ci stanno guardando. Quindi ragazzi, un abbraccio grandissimo perché siete fantastici. Poi niente, resoconto e diario di questo pellegrino. Intanto vi faccio vedere se riesco via aereo in lontananza. Vabbè, non si vedono, cioè no. Allora, abbiamo preso contatti con questa importante persona del Medio Oriente per fare questa diretta mercoledì veramente importante. Quindi di qui volevo invitarvi alla diretta di mercoledì perché è davvero importantissima. Ci saranno le ultime notizie riguardo proprio alla situazione lì in Medio Oriente e contrariamente a quanto fa il mainstream, noi vogliamo trovare una soluzione. Stiamo cercando con l'ordine romano e con tutti i nostri contatti di intavolare un tavolo di dialogo perché si possa giungere a un dialogo costruttivo anche per cercare di abbassare un attimo i toni, perché non so se avete visto ieri in Iran c'è stato un altro attentato legato sempre a questa situazione del Medio Oriente e quindi come da messaggi del fondatore. La situazione si sta allargando un po' in tutto quello che sarà il Medio Oriente. Quindi noi di Radio Sole Vivo, insieme con l'Ordine Romano, con il fondatore dell'Ordine Romano, che abbiamo sentito, ci siamo trovati in simbiosi di idee e di intenti. E quindi abbiamo la volontà di voler dare un aiuto per porre un dialogo che sia costruttivo tra le parti. Abbiamo avuto collegamenti con entrambi i fronti e la persona che ha accettato per prima il nostro invito a diciamo, intervenire in diretta sul canale è stata questa persona che ci concederà, non vi spoilerò niente perché vi voglio tutti quanti mercoledì in diretta, però è stata la persona che ci ha dato la possibilità di fare questa diretta e di darci delle informazioni lì sul campo. Quindi, niente, la situazione lì è tesa, molto molto tesa. Diciamo, diceva questa persona che è come vivere su una corda di violino tesa all'ennesima potenza. Quindi, si ha sempre la sensazione che qualcosa accada da un momento all'altro. Quindi vogliamo dare un
una mano d'aiuto per il dialogo e vogliamo dare una mano d'aiuto anche, anche diciamo, con la nostra collaborazione fattiva per portare degli aiuti, un qualcosa di più sostanzioso lì alle persone che veramente, veramente ci ha spiegato questa persona che sarà in diretta, veramente la situazione è grave, ci sono veramente scene veramente drammatiche. Torniamo niente al viaggio attuale, lì alla comunità è sempre tutto bellissimo, sono tutti, diciamo, stanno pregando costantemente, calcolate che tutti i giorni si fanno più volte i rosari, più volte gli uffici della riparazione, con penitenze e con veramente sacrifici molto grandi. Non dà il senso dire qui quello che succede lì alla comunità e quanto loro sacrificano per la causa della salvezza delle anime, soprattutto perché qui, signori, è in gioco la salvezza delle anime, perché ricordiamoci, catechismo della Chiesa Cattolica, se si muore in disgrazia si va diritti all'inferno, non lo dice Salvatore, non lo dice Radio Sole Vivo, non lo dice il nostro direttore spirituale, non lo dice il fondatore. Morire improvvisamente in disgrazia, quindi significa in stato di peccato mortale, si va direttamente in inferno. Quindi dobbiamo salvare più anime che possiamo, e per far questo abbiamo bisogno di intavolare un dialogo che sia costruttivo, non porci né dall'una né dall'altra parte, le ragioni sono sempre nel mezzo e la guerra non è mai la soluzione alle crisi. C'è da pregare e soprattutto quello che ci ha detto il fondatore è molto importante, c'è da sacrificarsi. Questo vorrei che sia il live motive, diciamo, di questo pellegrinaggio. Purtroppo il mondo non cambierà se noi ci adoperiamo soltanto alla preghiera. Badate bene, non ho detto che la preghiera non ci vuole. La preghiera è importantissima perché la preghiera è fondamento della fede cattolica, però deve essere supportata dalle opere e quindi da sacrifici personali. Se possiamo sacrificare, non so, partiamo dal piccolo, diciamo, mi metto nell'esempio di una persona che non si è mai avvicinata alla fede, che è la prima volta che sente queste cose che magari sbalordiscono, ma che sono importanti e che sono fondamentali per la fede cattolica. Quindi, se riusciamo a sacrificare anche un caffè quotidiano, abbiamo voglia di un caffè? Prendiamo quell'euro del caffè, magari lo diamo per un'opera di carità, oppure in una nostra preghiera personale offriamo quel caffè, quella voglia di quel caffè, per la pace del mondo. Non abbiamo idea di come sia importante questi piccoli sacrifici quotidiani. E quindi facciamo qualcosa. Facciamo che le nostre esistenze siano grandi dinanzi all'Altissimo e quindi diamo una mano d'aiuto a tutte queste persone. Ecco, questo il fondatore ha voluto che fosse divulgato oggi, come nella diretta che faremo mercoledì, e un po' sempre, ce lo ripete sempre il fondatore, la nostra vita è una vita unica ed è una vita splendida, ma dobbiamo renderla perfetta e piena delle grazie di Dio con le opere. Mamma, sembro Don Salvatore se parlo così, quindi mi scuserete. È che quando si è carichi di paradiso e si torna alla vita normale, si fa fatica a staccarsi dal paradiso. Infatti stamattina ci siamo commossi un po' tutti quanti nell'abbracciarci e nel darci il prossimo appuntamento che ci vedrà un'altra volta lì alla comunità. È sempre difficile lasciare gli amici e lasciare le persone conoscenti che sono lì, molto difficile, e si torna sempre con un bagaglio di esperienze in più e con delle amicizie strette in più. Quindi mi diceva Maria Rosaria che i miei nipotini vorrebbero partecipare al rosario comunitario con voi. Come fare? Allora, tutte le sere o quasi tutte le sere sul gruppo Telegram di Radio Sole Vivo c'è Frate Maria Francesco che tiene il rosario in diretta su Telegram.
Quindi potete collegarvi sul canale Telegram di Radio Sole Vivo. Tutte le sere viene detto un rosario e con l'intenzione di preghiera proprio per il fondatore e per questi accadimenti che stanno avvenendo, ahimè, sempre più velocemente. Facevamo anche, giusto perché è un diario, quindi vi devo dire un po' quello che è successo, facevamo anche un attimo un'analisi di quelle che sono tutto il canale, i canali, perché poi abbiamo guardato il canale L'Esperanza Marie, il canale Apostoles de Misericordia, abbiamo guardato Radio Sole Vivo, un po' tutti i canali, e ci siamo accorti che purtroppo nell'anno 2023, nell'anno Domini 2023, poche persone pregano, ma tante persone sono attaccate al sensazionalismo. Quindi se pubblichiamo un video con un messaggio, con un titolo che attrae, quindi catastrofico, molte volte le persone guardano il video per il titolo e poi magari lo riguardano perché trovano il messaggio importante e lo trovano edificante per le loro anime. Poche persone però seguono gli uffici della riparazione, i rosari, gli uffici della croce, gli Angelus. E volevo comunicare in questo piccolo video, in cui intanto sto aspettando l'aereo, quindi mi fate compagnia, siamo circa 50 persone, mi fate compagnia, volevo comunicare attraverso questo video che l'importante non è ascoltare il messaggio. Sì, il messaggio poi è fine a se stesso, ci dice soltanto quelle che sono le richieste del cielo, che sono importanti, ma l'importante è uniformarsi al cielo con la preghiera. Con la preghiera bisogna pregare, perché la preghiera è quell'atto importante che ci fa amici di Dio. Perdonatemi il linguaggio poco teologico, ma io vado più sul pratico, sono più spicciolo. E quindi niente, volevo lasciarvi questo messaggio. Importante non è ascoltare il messaggio o ascoltare quello che sta avvenendo oggi nel mondo, perché dobbiamo, e mi metto io per primo, batterci il petto per quello che non abbiamo fatto, per quello che non abbiamo fatto negli anni passati in termini di sacrifici, in termini di preghiere, perché ahimè ci ha portato a quello che siamo oggi e a quello che sta succedendo oggi. Perché l'importante, ricordiamoci, noi tutti cristiani del mondo e dell'universo facciamo parte del corpo mistico di Cristo. Se il corpo non viene alimentato, in questo caso il corpo mistico è alimentato dalla preghiera, dai sacrifici, purtroppo non si riesce a riparare al male fatto, ecco. E quindi tutti quanti cadiamo in disgrazia. Quindi questa è una raccomandazione per me stesso per primo, che sto facendo questo video, per voi circa 50 persone che state seguendo, e mi auguro che lo sia anche per tutti quelli che seguiranno questo piccolo video mentre mi fate compagnia. È importante, l'importante è essere uniti a Dio con la preghiera personale, piccola o grande che sia, con un piccolo sacrificio. Non so, boh, forse volete uscire, avete voglia di un gelato, piuttosto di un cioccolatino, un biscotto. Pensate che magari quel biscotto è un sacrificio offerto a Dio. Mi dice CF che tipi di sacrificio bisogna fare. Beh, caro, allora, per parlare di questi tipi di sacrifici dovrei rimanere fino a che l'aereo non parte e poi non torno in Italia. Forse qualcuno sarebbe contento dei nemici, ma tanti altri sarebbero poco contenti. E che tipi di sacrificio bisogna fare? Bisogna capire a che punto della fede sei. Perché se sei un santo, ricordiamoci che San Francesco di Paola, per tenere a bada i suoi istinti e i suoi desideri carnali, oppure San Francesco d'Assisi, non ricordo, chiedo scusa, si buttava nei rovi. Ora, tu te la senti di buttarti nei rovi se hai una pulsione carnale? Io ti dico, io non sarei capace. Però, se per esempio, stamattina adesso sono qui davanti alle macchinette che hanno dolci, dolciumi, io sono molto goloso, vi faccio questa confidenza.
Se per esempio rinuncio a questo dolce e lo offro a Gesù come sacrificio gradito per la pace nel mondo, forse ho messo una goccia in quel piccolo lago che può essere tutto San Francesco d'Assisi. Ecco appunto, grazie, grazie per averlo scritto. E quindi metto una goccia in quel mare di misericordia che poi ci possa salvare. Perché attenzione, quello che sta succedendo, il fondatore l'ha detto più volte, quello che sta succedendo in Medio Oriente presto accadrà anche da noi. Non è un film che vediamo in televisione. Quindi, San Francesco d'Assisi si è tuffato nella neve, mamma, se ci penso. Noi andiamo con 40 camici, 50 cappotti, 60 paia di calzini. Quindi, figuriamoci. Quelle sono altezze che non sono pensabili perlomeno per un peccatore come me, e quindi io mi accontento di questi piccoli sacrifici. Bene, spero di non aver fatto troppo Don Salvatore e di avervi fatto 15 minuti di compagnia. Io ce n'ho da fare un altro po' per prendere l'aereo, quindi adesso mi dirigerò verso il check-in. Ogni atto fatto con amore santifica l'umanità. Che bella frase, Giuseppe, questa è una frase veramente importante. Ogni atto fatto con amore santifica l'umanità. Anche il più piccolo atto, aggiungo, fatto con amore, anche se fosse soltanto una carezza ad un bambino che ne ha bisogno, santifica l'umanità. Bellissimo messaggio, Giuseppe. Congratulazioni per questo messaggio, veramente veramente molto 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 edificante, molto 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 edificante. The Original, grazie a te The Original per romperti le scatole con Don Salvatore in questi 15 minuti e quindi niente, grazie a Laura che mi ha salutato, grazie Laura, grazie a tutti. Ah, una cosa importante, ho portato tutte le vostre preghiere, tutte le vostre intenzioni, tanti mi hanno mandato i messaggi personali, io di questo al fondatore, bene, sappiate che ho mantenuto la mia promessa, vi ho portati tutti, ho conservato tutti i messaggi, li ho portati al fondatore, il fondatore, questa è una cosa importante e con questo vi lascio, perché sennò svenite, il fondatore vi abbraccia tutti, il fondatore vi benedice tutti, accoglie tutte le vostre intenzioni di preghiera e pregherà per voi come vuole che voi pregate per lui, perché è molto stanco, soffre molto tutti i giorni la passione, in questi tempi c'è qualcuno che deve riparare e quindi nel nostro caso c'è il fondatore che ripara. Facciamo che soffra il meno possibile, ripariamo anche noi, magari se ripariamo anche noi lui soffre di meno. Quindi questo è quindi il fondatore vi benedice tutti, ha ascoltato tutte le vostre intenzioni di tenere, le porta custodite nel cuore e vi abbraccia tutti idealmente, grandemente, vi dà appuntamento a breve e quindi niente, ci ha mandato via, perdonatemi, sono una capra, quindi siamo andati, lui se potesse ci terrebbe tutti quanti lì a tuar con lui, e infatti ha invitato alle persone che sono iscritte all'ordine romano, che hanno mandato un'email di adesione all'ordine romano, ha invitato tutti quanti tramite mail alla festa che fanno il 22 per l'anno che è stata costruita la cappella, quindi importante ricevere l'invito dal fondatore tramite mail, è importante, e quindi vi abbraccia tutti, vi benedice, già l'ho detto 40.000 volte, però è importante, quindi ve lo dico e ve lo ripeto, e vi porta nel cuore, e come anche vi ringrazio io del supporto, della supportazione che avete. A volte siamo un po' antipatici quando rispondiamo a certi commenti che si allontanano un po' da quelle che sono la fede cattolica, diventiamo anche un po' antipatici, quindi va bene, dai, grazie per avermi tenuto compagnia, grazie per aver ascoltato questa diretta, ci vediamo, veramente ho un poco di messaggi da pubblicare. Mariangela, se mi sente mi tira le orecchie, perché cioè
E so che Nicola mi sta ascoltando e quindi farà la mia imitazione, quindi un saluto a Nicola. Quindi c'ho un po' di messaggi da mandare. Stavo leggendo i commenti, quindi grazie tanto caro fratello in Cristo, grazie a te Luise, fai buon viaggio di rientro, grazie CF, poi ancora salve, vi conosco e conosco quello che fate, chiamo da Castellana Taranto, cercate di non dimenticarvi del Sud Italia. Sì, allora, comunicazione di servizio, colgo l'occasione per dire questa cosa. Allora, stiamo organizzando un convegno, e siamo andati anche per questo attuale, per chiedere la benedizione del fondatore per questo convegno. Il fondatore ci ha dato la sua benedizione, quindi noi organizzeremo il convegno. Abbiamo già trovato il luogo, dobbiamo solo stabilire. Buon viaggio, Don Salvatore, grazie Maria. Non lo diciamo troppo perché altrimenti poi mi denunciano perché io non sono donna, quindi attenzione. Quindi sì, abbiamo organizzato questo convegno al nord, lo faremo uno al centro e vogliamo farne uno al sud. Però purtroppo noi non abbiamo modo per poter capire quali sono i punti dove possiamo alloggiare e dove possiamo fare. Quindi dateci una mano d'aiuto. Se conoscete un'area congressi, un centro convegni, una sala parrocchiale dove poter ospitare un centinaio di persone, ce lo fate sapere, ci scrivete una mail e noi vediamo di organizzare questi convegni. Vi ripeto, siamo solo io e Mariangela e quindi cercheremo di essere più presenti possibile, ma in due siamo riusciti a radunare non avete idea quante persone, perché stiamo per mandare anche il nostro progetto in Italia e lo stiamo organizzando anche in Francia. Per quanto riguarda la radiotrasmissione, scusate, siamo tantissimi, quindi abbiamo portato avanti il grande messaggio della riparazione con Radio Sole Vivo. Stiamo mandando avanti un progetto radio che interessa tutta l'Italia e anche la Francia. Adesso faremo dei convegni in tutta Italia sulle profezie, i profeti e l'ordine romano. E quindi sì, Hotel del Fortino a Torino, no, in Nord Italia già siamo a posto, presto avremo la data con il luogo. Ci serve uno al centro e uno al sud. Quindi per il momento partiamo con questi, poi vediamo se riusciamo ad abilitare la bilocazione, ne facciamo altri. Ok, anche perché siamo io e Mariangela con i nostri miseri guadagni che investiamo tutto per la missione e per l'ordine romano. Quindi aiutateci una mano di aiuto se potete. E quindi niente, grazie di tutto, grazie per avermi sopportato in questa piccola diretta. Ho fatto un po' il diario di quello che è la situazione e quella che è stata la situazione. E quindi niente, io vado a prendere l'aereo, se non rimango a piedi, e un santo saluto a tutti quanti. Ciao!